Oh ragazzi, bentornati su Sekiro. Allora, ci eravamo lasciati qua che avevamo ucciso il gufo. Per voi, insomma, per voi ieri probabilmente, o 2 giorni, no, in teoria ieri. O ieri o questa mattina, insomma, in ogni caso una delle due cose. Per me, in realtà, proprio 3 minuti fa sono andato un attimo a risciacquarmi la faccia. Quindi, abbiamo potenziato la forza d'attacco del nostro gufo. 3 grani di rosario di 4 ce ne vuole un altro, però in questo momento non mi viene in mente da chi lo si potrebbe prendere. Non saprei. Comunque, noi ancora dobbiamo uccidere senza testa. Comunque, ecco cosa potremmo fare. Potremmo andare a uccidere il senza testa in acqua. Allora, speriamo di non morirci troppo, perché quello là davvero mi sta dove dico io, quel personaggio, quel nemico, secondo me è un po' troppo forte, ma vabbè, non importa, abbiamo vari coriandoli, quindi è una cosa che si può fare. Allora, c'è una maniera più veloce per andare a fare quel nemico senza dover uccidere questi due? Sì o no? Temo di no. Temo proprio di no. Con un'animazione un po' così. Vabbè, possiamo usarle una, eh. Cazzo, sti tizi qua sono antipatici. Ok, qua si ripresenterebbe tutta questa situazione qui a noi. Non ce ne frega niente, andiamo qua. Allora, adesso bisogna. Abbiamo questa qua a portata di mano. E abbiamo i coriandoli divini. Bisogna dare un colpo e scappare, ragazzi. Per favore, devi funzionare, gioco, e non laggare così, per favore. Dai! Basta! Gioco! Ok, siamo in prossimità del nemico. Non si usavano i coriandoli divini? Siamo sicuri? Ah, no. Ok, ci ha fatto il terrore. Ci ha terrorizzati. Dai, però devi darmi un attimo. No, ecco, sarei scappato io da quella cosa. Perché fa una roba bruttissima lui, ragazzi. Tipo, fa cose brutte con le nostre viscere, non è simpatica come cosa. Ok, conviene fare un colpo di quelli. Ok, dovrebbe essere morto. Ok, molto bene. Qual era questa qui? Ok,
Ah, quello di Ungo, sì, è uno tra i migliori, questo chi è quello del danno sono quelli più importanti, uno dell'invisibilità e l'altro è quello giallo, se non sbaglio. Quindi due Borselli pesanti, confetto di Ashikaru, che non credo si dica così, ora lo vediamo, aspettate un attimo. Yashariku, Yashariku, si dice. Morsello pesante, va bene. Quindi questo l'abbiamo fatto, sono molto contento. Davvero è. No, pesci, lasciatemi stare. Ok, grazie. Di 2 anni l'animazione, però. Capisco che è fatto per non poterne abusare, però. Allora, abbiamo fatto questo. Se dovremmo uccidere anche l'altro, in teoria, però. Sinceramente, ora non ne ho molta voglia. Quindi. Andiamo un po' avanti, dai. Facciamolo un'altra volta. Castello di Ascina. Osservatorio. Ma oltre all'osservatorio c'è un altro. Falo oscuro? Cosa? Ah, tra l'altro da qui. Scusate, sta cosa non. Prendiamo le tre. Castello di Ascina. Osservatorio. Ah, perché eravamo nelle tombe antiche. Sì, era un po' strano a vedersi, ma ci aveva il suo senso. Allora andiamo a prendere la cassa lì, perché appunto c'è una cassa in più ora. Alright, c'è una cassa in più. Tu. Mi devi dire qualcosa? Comunque, se la tua battaglia per re hai ucciso tutti coloro. Sì, capisco. Hai fatto bene a uccidere senza esitazione. Mamma mia. Te ne vai. Allora. Che quanta cattiveria. Compresse. E. Taradara taradara. Taranana. Ah, giusto, voi non sapete cos'è. Dove. Bisogna leggerlo. Allora. Dove sei? Pergamena nera. Allora, descrivi una lama mortale nera, perché lui parlava di due lame, no? L'abbiamo visto, mi pare, nell'episodio scorso, forse in quello prima. In aggiunta alla lama mortale rossa ne esiste una di colore nero, suo nome è Porta Aperta, e si dice che abbia il potere di aprire un portale per l'aldilà. Tramite questo potere è in grado di creare la vita. Ti imploro, dono offerte per il sangue di drago. Boh. E allora. Adesso possiamo. Proseguire. Avete visto, ragazzi, quanto è utile la castagnola contro il gufo? È stata utilissima, davvero. Questi vasi, scusa. Cosa? Per un attimo mi sembrava di aver visto un idolo. Oh, ok. Siamo qua. Che bello quando il registro dovrebbe laggare così. Sono così contento. Bello vedere queste cose. Sono felice che. Ah, a lei non faceva niente. Dai, tieni. Ho portato del sake. Oh, molto generoso da parte tua. Accetto. Ok, mi Da danno fastidio sti cerusico, rumori. so che il sakè non si usa solo come bevanda. Serve a purificare. Sì, e può anche aiutare chi ha una bassa tolleranza al dolore. Ma quando ero piccola, non riuscivo a sopportarne l'odore. Pratichi la medicina sin da quando eri una bambina. Sì, volevo essere utile al mio mentore. Mastro Dogen, con gli altri discepoli, facevamo a gara a chi curava più Che papi in bello. tempi le ferite da freccia. Sì, beh, Capisco. ovvio. Che problema c'è? Perché A volte venivano anche gli shinobi a farsi curare. Una. è Ops. difficile? Parlava Ah, sì, pochissimo, giusto. non Non si sapevo quali sapeva. sintomi Si capisce. accusasse, quanto dolore Si capiva. provasse. Non avevo informazioni. Un vero rompicapo. Capisco. Questa storia non ti suona familiare? Cosa? No, non è niente. Eravamo noi, Però dimmi. forse? Vabbè. Addio. Curo curo. Lupo. Mi risolleva vedervi sano e salvo. E il gufo? L'ho ucciso. Oh, mi spiace. Lord Kuro. Mi spiace. Ho fatto ciò che dovevo. Lupo, grazie. Mio padre, questo era in suo possesso. Questo ramo viene dal sempreinfiore. Capisco. Quindi l'aveva il gufo. Sì, siamo più vicini all'incenso della sorgente. Sì. Sì.
proprio così, lupo. Mo. Sire, mi sono procurato gli ingredienti per il... Ah, quindi è questa la pietra per l'incenso della sorgente. Sì, sì. Ne avevano fatto una sorta di santuario. Quindi è proprio come ha scritto Lord Takeru. Sì, c'era anche un'iscrizione. Un dono di nozze dal dolce profumo, riportata sull'altare. Di nozze? Che genere di luogo era? Era in una grotta, dietro una porta di solida roccia. In questo caso, dov'era diretta la processione nuziale? Immagino che non lo sapremo mai. Dal dolce profumo. Lord Kuro. Quella potrebbe essere la via per il regno celeste. Capisco. Dal dolce profumo. Cioè avvolto dall'incenso della sorgente. Forse si riferisce a questo. Lupo, ce l'abbiamo fatta finalmente. Quando avremo realizzato l'incenso della sorgente, spanderai il sentore sui tuoi abiti. Ora metti tutti gli ingredienti nell'incensiere. Come desiderate. Mio sire. Lupo, la lama mortale. Non temere, sarà un taglio superficiale. Come tagli un braccio, strozzetto. Potresti sguainare la lama mortale dal fodero. Sì, sire. Perdonami, ma chiudi gli occhi. Sì, sire. Ora è finita, lupo. Siete ferito gravemente? Sto bene. È solo un taglietto sul torace. Di fartelo sul braccio, no? Questo è l'incenso della sorgente. Sul torace, vabbè. Scatena una potente nostalgia. Capisco. Allora, noti qualcosa di diverso? Il sentore e il palazzo della sorgente. Ho quelle parole incise a fuoco nella mente. Il palazzo della sorgente. È proprio come ha scritto Lord Takeru. Quel luogo deve condurre al regno celeste. Ma com'è possibile raggiungere il palazzo della sorgente? Un dono di nozze dal dolce profumo. Era scritto sull'altare su cui era posata la roccia odorosa. Sì. Ora il sentore dell'incenso della sorgente. Credo che il sentiero per il palazzo della sorgente si aprirà davanti a te se andrai al santuario nella grotta. L'immortalità presto sarà recisa. Conto su di te, lupo. Come desiderate. Lupo, ho bisogno che mi porti le lacrime di drago. Sì. Per prima cosa devi addentrarti nella caverna, dove hai trovato... Ora il... Credo che... Come? Là tu? Sono felice che... No. Addio. Niente. Allora, bisogna andare... qua. Se non sbaglio. Allora, la roccia era... Abissidiascina. Tra l'altro, perché no? Perché no? Scusa, proviamo a vedere perché no. C'è qualcosa? Una boss fight che non sapevo? Può essere? Può essere. Ammetto che non ho mai fatto caso. Visuale, ti sei inculato, vero? Oh. Ma dai! Si teletrasporta, dove vai? Ma
Basta prendermi che non mi stai prendendo, dai. Basta prendermi. Vabbè. Se ci fosse un'animazione con un senso in più sarebbe bello. Allora, un altro. Ok. E se ne va. Che divertente questo mini boss. Basta! E basta sta hitbox che non funziona però. Cazzo! Dai! Guarda che porcheria, mi è anche finito il coso, guarda là. Ah, sto mini boss, che brutto. Sì, guarda, se ne va perché lui c'ha voglia. Mori. Ah, che noioso che sei. Anello. Si può usare per potenziare il fischietto. Vabbè. Proprio me ne ha fregato niente. Ok. Viaggia. Adesso andiamo giusti. Abbiamo sistemato il problema. Effettivamente non sapevo quale fosse il motivo per cui non... Ah sì, ora però siamo là. Ok, no, mi stavo flashando tantissimo. Adesso ecco, quello sì. Allora, da qua. Quanti soldi ne abbiamo? Poco. Tanti pochi, 4. Bello. Aleur. Aleur. Ti prego, fammi. Ecco qua. Bello l'omino di nodi col pisellino a tappo. Con il tappo sul pisellino, anzi. Fantastico. E poi muore di infarto. Attenzione. Attenzione a Norlondo. Bello, morto di infarto così. Voglio anch'io morire in questa maniera qua proprio. Cosa? Esci dai pelusini.
Eccoci qua. Piccolo drop là. Tuff. Giù. Compresse. Che bello che c'ha l'etichetta sul tappo, però. È altissimo sto coso. Non, cioè, boh, qualcuno mi spieghi perché. Perché esiste, prima di tutto. Perché esisti. Bene, boh, io non mi ricordo dove diavolo era. Basta camminare ogni volta. Dove diavolo si troverà il nostro primo... qua il nostro primo grano di rosario. Muniz. Allora. Bene. Da qua, ragazzi, l'ho vista proprio male male stare qua, anche perché ce l'ho proprio giocata ad Akatsum, quindi non ho raccolto quasi nulla, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti, penso di essere underlevelato nell'altra partita, però, di cazzi, l'ho fatta così, poi. Tanto meglio, vuol dire che ce la godiamo un po' così. Ah, già, giusto, qua c'era subito il boss. La monaca a tre fasi. È un boss che già conosciamo, ovviamente, che non significa che non ci debba fare il culo. Che bello, appena battuto un boss, proprio un match voglia. No. Ah, bene. Ok. Prima fase. Ci siamo. Poi, ora farà spawnare delle cose. Ok, lo dovrebbe fare un po' di volte. Ecco, appunto, stavolta erano in posti strani, devo dire. Normalmente compaiono sempre da dietro. Ecco, di nuovo. Non mi ricordo bene da dove cavolo uscivano quelli. Ecco, qua sono un idiota io, perché giustamente... Bam, bam. Ah, quanto mi piace sto boss. Sì, appunto. Se perdo è proprio perché io sono un idiota, non per altro, raga. Ah. Quello là è l'unico attacco che... antipatico. Terza fase. 6 fiaschette. Mo' cambia un po' lei. Questo me lo ricordo perché mi sono bloccato un po' all'inizio, devo dire. Adesso è fattibile come boss fight. È molto bella, comunque. Sta molto bella. È quasi, quasi, per alcune cose, più semplice la terza fase. Ma ora che non mi ricordo bene i suoi attacchi, giustamente. Ok, 1, 2, 3, 4... e 5. 1, 2 e 3. E questo qui è una mossa imbloccabile che è diversa. Praticamente è l'unica cosa che cambia. Ah sì, giusto, c'è anche questo attacco qua. E questo. Che cazzo mi ricordo io? Cambia il boss, fine. M-
Ma dai, fa due volte di fila la pre. Però si è anche curato. Questa cosa mi sta antipatica. Si deve curare poi. Ok, l'animazione me la sta un po' fregandola. Allora, 1, 2, 3, 4. Sì! Dove vado? Dove vado? Mappa? Dai. C'è una curetta stupida. Non ho delle curette. È un confetto di Ugo. Che non so perché lo usiamo, anche perché. Che questa era una mossa tipica sua. Merda. Ok, ce l'abbiamo fatta. Primo tentativo, raga. Pure Oh, bella sta boss fight. L'ultima fase in realtà è davvero, realmente è anche è più facile delle altre, ha meno mosse, eccetera. Però sono scemo io dopo. Trofeo del Drausto, non mi ricordo cos'è. Può acquistare un maggior numero. Ah, sì, giusto, sto qua è bellissimo, ragazzi. Oddio, quella cosa là. Ah già, che bello. Posso vedere. Cioè, praticamente quasi. Ne vedo uno là e uno là. Nello stesso momento ne vedo due. Bene. Dark Souls 3, ciao. C'era un falò. Dark Souls 3 che era quello dopo. Il cavaliere ammazzadraghi. L'ammazzadraghi. Prima di arrivare agli archivi. Che aveva sta cosa qua. Stupidissima. Non aveva senso, ma c'era. Zanne lama. Ci sarà gente che arriva, ma spero non entrino in camera mia. Se no, ragazzi, vi subirete a me che dico parolacce. Parolacce soprattutto. Questo cos'era? Sì, in realtà sto non serve mica tanto. Qui io non lo prendo. E dopo voglio prendere questo, quindi aspetto. Questo qui cos'è? Calcio in balcio. Ah, e fai i calci rotanti alla Chuck Norris. Molto bene. No, in realtà non sono quelli, però. Però vabbè. Quindi adesso vi faccio vedere, per esempio. Qua. Dal best mercante. Dal best mercante sta. Una cosa bella. Ehi là, posso esserti? Oh, guardate qua. Guardate qui. Sapete cos'è questo? Sapete cos'è? Cioè, ci sono questi oggetti, ragazzi. Cioè, molti di questi oggetti, appunto. In questo caso, farò di recupero. I semi della percezione, i coriandoli divini, acquistabili all'infinito. E anche i cosi di Ungo e tutte queste cacate qua. Alla prossima. Figata. Figata! Figata! Allora noi. Dov'è qua? Punto vermiglio. Vermiglio è la parola giusta. Giusto per, insomma, il tipo di parola che, come si dice, no? Noi, ah, aspetta, prima che ci abbandoniamo, facciamo una cosa bella. Quindi, scusate, miglioro la forza d'attacco. Perfetto. E dopo, mentre faccio una camminata, una slow walk, andiamo avanti in questa zona qua, che è much bella, insomma si va giù un pochino.
stata una qua, ragazzi, bellissima. Non è facile, però è bellissima. Però io ho preso poca roba, quindi la dobbiamo esplorare bene. Sarà un po' più lunga dell'esplorazione delle altre aree, questa. Anche perché in realtà è molto grande. Bene, noi ci becchiamo al prossimo video, raga. Ciao ciao!